Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo qui su Pokémon Rumble Rush. Era parecchio tempo che non portavo un gameplay, e poi vi devo anche dire che sono ritornato su YouTube dopo quasi un mese di assenza per via di alcuni problemi col modem. Ma allora, Pokémon Rumble Rush è un gioco uscito oggi, o meglio quest'anno. Allora, bando alle ciance e iniziamo subito. Guarda, una faccia nuova tra gli avventurieri. Lei deve essere con noi nel mondo di Pokémon Rumble Rush. Cominciamo subito con un po' di pratica per l'avventura con Rattata. Che ne dici? Ovviamente si parte con Rattata, il Pokémon di Gennaro Bullo. Va bene. Devo... Il Pokémon si serve sulle piazze nelle vicinanze. Ah, come delle calamite devo fare questi Bulbasauro qua, devono... Oh. Ah, praticamente è molto lineare. Charmander, Pokémon Lucertola. Devo sfidare una via di disquisto. E abbiamo ottenuto le nostre prime monete. Hai vinto 45 secondi. Ottimo risultato. Hai dato il via alla tua avventura con una bella vittoria. In questo mondo ci sono tante isole inesplorate che ci sono popolate da Pokémon rari e potenti. Solo i veri avventurieri con un'insaziabile curiosità e Pokémon forti possono raggiungerle. Io sono Telly e ho trovato le club degli avventurieri. Cerchiamo nuove isole per scoprire i Pokémon che ci vivono. Spero vorrai aiutarci. Oh, perdonami, non ho ancora chiesto come ti chiami. Ovviamente noi ci chiamiamo... ovviamente ci chiamiamo Pokentaro. Ok. Come ci dicevo, sono Tele, per se riconoscerti, Pokentaro. Devo dire che questa prima avventura non è niente male. Ti spiegherò i principi base che tutti gli avventurieri dovrebbero conoscere. La prima cosa da fare è controllare le sfide. Dai, prova. Per farlo tocca a sfide in alto a destra. Ok. Intanto abbiamo già ottenuto 50 coins e 3 schede. Hai verificato le tue sfide, il club degli avventurieri assegna dei compiti da portare a termine. Quindi ricordati di dare una carta alle sfide che ti aspettano. Ricorda, usa opzioni di cerchio per ricreare ricompense delle sfide che hai superato. Stiamo comunicando al club che hai ricevuto 3 gemme come ricompensa. Ok. Hai visto quali sono le tue nuove sfide? Se non già tu possiamo partire, tocca esplora. Ok, esploriamo. Dai un power kit spec al tuo Pokémon per usare la mossa spec quando l'indicatore è pieno. Oh, è composto una versione molto potente. Per poter affrontare devi prima catturare un Pokémon. Tocca di cerca per cercare un livello con dei Pokémon. Questa è la schermata della ricerca. Tocca il punto della mappa che vuoi esplorare e potete trovare livelli pieni di Pokémon. Prova subito a cercare un livello. Ok. Batteria PG, tocca per iniziare. E si parte subito con la prima avventura. Quali Pokémon ti aspettano nel livello che hai trovato? Scopriamolo subito. Potenti power kit usando i setup upgrade corrispondenti. Ok, devo sfidare Rattata. Ha catturato un Pokémon. Quando vuoi cambiare Pokémon, tocca cambia. I PL indicano la forza dei Pokémon. Più i PL di un Pokémon sono alti, più ci sarà facile sconfiggere gli avversari. Ah, praticamente è come quando succede... Guardate un momento. Riprendiamo. Ovviamente qua ci sono soltanto Pokémon della prima gen.
Ah, non ho ancora imparato. Pidgey, Pokémon uccellino. Ew. Abbiamo sconfitto Pidgey. Tempo 2 minuti e 30. Niente male. Ottimo lavoro, ecco i risultati per questo livello. Un nuovo Pokémon, complimenti, continua così a trovare tanti altri. Questo è il Pokémon più forte tra quelli che hai catturato, complimenti. Continua così a trovare Pokémon sempre più potenti. Ok, sì. Vedo che c'è progresso nella notte, per affrontare il nuovo livello tocca esplora. Potete toccare esplora, poi si spiegherà il resto. Ok. Potendo tenere una sfida, a volte ne verrà comparire di nuove. Non dimenticate di incontrare nuove sfide con ricevere ricompense. Ok. Allora, vediamo cosa c'è da sapere. D'ora in poi andiamo in giro a cercare Pokémon. Sappi che nei primi livelli non troverai molte specie diverse, ma se sconfiggi i cosiddetti super boss, la velocità di Pokémon che potrai aumenterà. Il fatto è che il super boss tende ad affrontare solo gli avversari che tengono all'altezza. Tocca di conoscere un super boss e scoprire come convincere ad accettare la sfida. Ok. Battiamo un Pokémon con almeno 100 PL. Lascia che ti spieghi cosa sono gli avvistamenti. In pratica le altre 20 giorni condividono in continuo informazioni su quali Pokémon hanno avvistato e dove di preciso. Per quanto riguarda questa sezione di informazioni di abitazione e consiglio, potrebbero esserti molto utili per cercare nuovi livelli. Ok. Batteria Miao. Tocca per iniziare. Consiglio, più Pokémon da stessa specie catturi, più diventerà più forte. Ok, per affrontare dei Pidgey. Usa tanta azione. Quanto vedo, bravo. Miao, Pokémon Graffi Miao. Quando si dice l'originalità. Bene, facciamone un altro. Facciamone un altro e poi non è così faccio catturare un Pokémon con almeno 100 PL. In questi casi cerca di trovare un Pokémon nuovo più con una forte di livelli che hai già esplorato.
A parte che sono. A parte che mi sembrano tipo il giocatore del subbuteo. Sì, adesso posso affrontare 44 monete. Ovviamente il tuo super boss è consigliato a farci lottare con te. Torna con il super boss e sfidalo. Ok. Stai tranquilla. No, aspetta. Raticate. Ce l'ho fatta. Più un arcobaleno. A volte lascia ottenere il boss e il super boss. Per trovare i livelli bisogna avere più esplorazione. Usare subito quando ottieni i nuovi livelli da esplorare. Bene. Vediamo un po' chi spunta da qui. Ivysaur. Ha sconfitto il super boss, a quanto pare è combattuto un nuovo super boss, quindi andate da fare. Quindi ripassando quanto detto finora, per convincere il super boss a lottare con te devi cercare i livelli e cercare i Pokémon che sono fino a determinate condizioni. Bene. Bene ragazzi, Direi che posso concludere qui la prima parte di Pokémon Rumble Rush. Spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!